Amici sportivi, a tutti voi un cordiale saluto. Calcio, basket, nuoto e motori nel sommario della pagina sportiva. Iniziamo con il calcio, con la Lucchese che sta preparando con puntiglio la difficile gara interna di domenica prossima, quando al Porta Elisa salirà la Fortis Juventus del Condor Bonuccelli. Cielo terso e temperatura che non è più polare come nei giorni scorsi. L'ambiente lucchese pare riscaldarsi dopo la gelatura seguita alla sconfitta di Budrio. Del resto il mese di dicembre sarà importante anche se non decisivo. Così, mentre i nomi ormai viaggiano al ritmo di un paio a giorno, mister Pagliuca lavora sodo con i suoi per preparare con puntiglio in ogni dettaglio la delicata gara interna di domenica prossima contro la robusta Fortis Juventus. Nome prestigioso per la squadra mugellana che in trasferta viaggia a ritmo infernale. 6 partite condite da 5 vittorie e un pareggio. Unica squadra imbattuta in trasferta. Per la serie potremmo chiamarli corsari biancoverdi. Un motivo in più per temere la squadra del Condor, al secolo Vitaliano Bonuccelli. È una squadra che sta facendo un grande campionato, viene a Lucca, che non è che non c'è nulla da perdere, perché a Lucca ci tengano tutti, quindi sicuramente saranno agguerriti, motivati, però hanno anche quella spensieratezza che a volte ti aiuta. Pagliuca sa di dover sfruttare al meglio il calendario del fattore campo, cosa che finora la squadra ha saputo fare. Dopo lo scivolone con Romagna Centro in casa, la squadra ha inanellato 5 vittorie consecutive. Da definire invece l'11 che cercherà una vittoria pesante. Probabile che stavolta Pagliuca voglia partire col tridente pesante, non tanto per i chili e i centimetri, ma per la qualità. Spazio quindi a Chianese, Caboni e Tarantino, con relativo inserimento di Ghelardoni in mediana e di Zinetti, un 95 a destra, in difesa, con probabile dirottamento di Petrini a sinistra, favorito su Terlino. Il Viareggio intensifica la preparazione in vista del big match di domenica prossima, ore 14:30 Alpini contro il forte blasonato Perugia. Quella contro gli Umbri è sfida che i bianconeri di Lucarelli affronteranno dopo la sosta forzata di domenica scorsa, ma ringalluzziti dal successo di Barletta, il primo in un campionato finora in vero sofferto. La sosta è servita al tecnico viareggino anche per recuperare qualche elemento che lamentava Ciacchi. Lo stesso Lorenzo Benedetti, castigatore del Perugia lo scorso anno con una bella rete di testa, ha ripreso gli allenamenti, ma logicamente non è al meglio e non ha ritmo partita. Da verificare anche le condizioni di forma di Romeo, ai tanti centravanti romano, che si spera possa dare un contributo importante alla causa di questo Viareggio. Per il resto lo schieramento non dovrebbe discostarsi troppo da quello corsaro a Barletta. Ci sono comunque ancora un paio di allenamenti per sciogliere i relativi dubbi di Lucarelli, che dopo le vicende dell'estate scorsa, vedi esonero alla vigilia del campionato, tiene in modo particolare a questa partita. Il Guangzhou Evergrande, squadra cinese guidata da Marcello Lippi, ha battuto per 6-3 il Beijing Guan nel ritorno della semifinale della Coppa di Cina e ha staccato il pass per la finale, dove affronterà il Guizhou René. Ricordiamo che la squadra di Lippi ha vinto la Coppa cinese anche l'anno scorso e naturalmente è un grosso in bocca al lupo al tecnico viareggino. Dopo i 2 record italiani nei 200 dorso e nei 100 stile liberi ottenuti al recente meeting di nuoto Musi Lombardi Femiano, che ha portato alla ribalta delle cronache nazionali la città di Viareggio, ci sono diversi sportivi e non che chiedono all'amministrazione comunale di conferire la cittadinanza onoraria a Federica Pellegrini. La grande campionessa è sempre venuta al meeting in memoria di 3 poliziotti uccisi in un conflitto a fuoco, sostengono i fautori dell'iniziativa, e ha fatto una promozione strepitosa alla città. Non ultimo ha realizzato in occasione della sua permanenza a Viareggio un video che ha messo sulla sua pagina Twitter con una bella immagine della passeggiata e della spiaggia di Viareggio dall'alto. Vedremo se l'amministrazione comunale prenderà in considerazione la proposta, sicuramente degna della massima attenzione lanciata da questo gruppo di amici e sportivi. Parliamo anche di basket e del momento difficile dell'Arcantea Pallacanestro Lucca, tornata dallo stretto da Reggio Calabria con una sconfitta davvero bruciante. Mitch Conger e Michael Deloach sempre vertici delle classifiche di spettacolarità, ma Arcantea ancora sconfitta. Viola quasi di rabbia, di nome e di fatto, la squadra di coach Matteo Micacci a Reggio Calabria, dove incassa la seconda sconfitta consecutiva. Per un punto, 65-64, la Pallacanestro Lucca perde infatti un match sostanzialmente equilibrato e torna a casa con una sensazione di profonda amarezza, anche perché l'avversario era alla portata. Primo tempo, ma più in generale fino all'ultimo quarto, il match si è stiracchiato in avanti sul filo del punto a punto. Bella e ammannato, i punti di riferimento e Cecchini che hanno castigato una difesa lucchese piuttosto fragile. Così, sotto gli occhi di un patron Susanna piuttosto perplesso, Lucca affonda nel finale quando i calabresi mettono a segno il break decisivo di 12-2 che li fa involare verso la vittoria. Inutile il rabbioso finale di Arcantea, a cui non sono bastate le prove dei soliti parenti Conger, ma che ha avuto un Deloach appannato.
Battuta d'arresto che relega Lucca nelle zone medio-basse della classifica, ma anche al di là di questo evidenzia, come sottolineato lo stesso coach Mecacci, una mentalità sbagliata. Un approccio anche buono, 10-0 iniziale, ma una gestione della partita che andrà rivista e rivisitata, magari già a partire da domenica prossima nella difficile e delicata sfida del Palatagliate contro la Paffoni Omegna, seconda in classifica. Lì ci vorrà la migliore pallacanestro Lucca, quella ammirata a Mantova in qualche altra occasione, squadra dalle notevoli potenzialità, talvolta inespresse. I motori, Rudy Michelini ha accarezzato il successo alla sesta ronda di Pomarance, finale unica del Challenge Sky Ronda Asfalto che si è svolto in provincia di Pisa. Il driver lucchese, portacolori della Movisport, al debutto con la Subaru S14 WRC e con al fianco Matteo Franconi, ha sfiorato il successo dominando la gara per tre quarti. Michelini non ha potuto prendere il via quando era al comando della corsa nel quarto passaggio della prova speciale di Micciano, in quanto la sua vettura è stata fermata da un problema elettrico. Davvero sfortunato, ma sempre molto bravo Rudy Michelini. Ed ora le classifiche dell'Oscar del Talento, di cui Noi TV rimane media partner anche quest'anno. Le vediamo: Juniores Allievi, che quest'anno sono una categoria unica, al comando Mattia Tortelli del Fornaci con 475 punti, seguito da Stefano Piccolo, sempre del Fornaci, 420, e Matteo Nardini Barga, 185. Tra i giovanissimi, Filippo Galli dell'Atletico Lucca con 431, davanti ad Andrea Dalle Piagge e Brian Fontanini. Tra gli esordienti, Michele Bucchioni della Lucchese, 112, davanti ad Andrea Barfucci e Samuele Parmigiani. Ed ancora Scuola Calcio, in testa Gabriele Cristofani della Lucchese, 908 punti, che precede Thomas Tuccori e Tommaso Cecilia. E tra gli allenatori, Alan Renucci del Barga, in testa con 778 punti, davanti ad Emanuele Mengali e Franco Franceschi. Naturalmente le terremo aggiornate questa classifica, che qui tagliando potete trovare sul quotidiano La Nazione settimanalmente. Tutto per quanto riguarda la pagina sportiva, vi ringrazio per l'ascolto. Dopo una breve pausa pubblicitaria, il TG prosegue con la terza ed ultima parte.